Ciao. Dai, falla girare. Bravo, così. Vai. Buongiorno gentile signore. Per tutto il giorno, eh? È arrivato. Mi mancava le mie tracce. E arriva, arriva. E la credeva che era quel morto. No, fa le corna lì, eh. Caspita. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, bene, c'è il sole oggi, una bella giornata. Bene, meno male. Sì, l'anno scorso pioveva, vi ricordate? Caspita. I pedalini che vanno per quelle da corsa. E basta, devi prendere solo i pedalini. Perché se non va a piedi, allora non viene anche quella da corsa. Perché se uno cammina, allora no. Che te lo dico? È la pulita. Perché quando andavo a fare spinge, mi muoveva. Se per caso succede, facciamo il cellulare. Allora, buongiorno. Io vado prima, non prendo il cielo. Allora che facciamo?
poi sono arrivati lì due tipi di Rardi, gli fanno, ma dai, cosa la fa fare? No, dai, numero 7 partito con loro, sono partito con loro. No, no. Ma io invece ho mi sei rivolto in un modo quello lì, cioè sono passati in bici, ma andavo piano, tutto da un lato. Che adesso lo fai tu? Vabbè, immagino che l'inizio sia uguale all'anno scorso. Sì, sì. Facciamo due gare dove tutte le cose. Alla terza, quando arriviamo in fondo qua, ci vediamo a destra e facciamo il giro di qui, col di lana. Comunque il giro è questo. È tutto tracciato. 12 km di mezzo al giro. Quindi sono circa totale. Ma non ce la faccio perché mi passi davanti, allora io ancora adesso non riesco. Buongiorno Mario. Bene, bene. Grazie. Mia figlia, ma sei sempre fuori. Altrettanto, Buongiorno! Buongiorno, primo piano, ragazzino, non ha ceppino. Questo qua? Sì, a questo qua, sì. Questo giovanotto qui? Come si chiama questo giovanotto? Come ti chiami? Gabriel. Wow! Allora, cosa fai Gabriel, vinci o no? Vinco! Bravo, così si dice! Mi raccomando, Tanto io ti faccio la foto, che così... Poi se vinci ti metto in primo piano. Bravo. Grazie. Va bene? Mi raccomando, eh. Bravo.
facciamo la ciclabile che va verso la terra, le terze agisci. Quando spuntiamo torniamo in merito. Buongiorno sindaco. E poi facciamo la serrata fuori al consacrato alla chiesa qua in mezzo al paese vecchio. Noi veniamo fuori da qua, e poi da vestiti e veniamo su con il passaggio. E invece qui via Saturini, allora ecco qua. Siccome abbiamo la posizione per anni 4. Ho già due persone, però a fianco uno di loro con le mie due persone, così poi magari metto organizzano la revisione della pedalata d'autunno della mountain bike. Ricordo a tutti che è una gara non competitiva e quindi vanno rispettati i codici della strada. Va bene l'agonismo, ma soprattutto il rispetto e l'educazione quando passate con le biciclette. Ricordo la partenza della gara sarà alle 10 per gli adulti e 2-3 minuti dopo per i bambini. Il numero bianco corrisponde ai corridori che faranno la gara col percorso lungo, il numero di colore giallo è per i bambini. Ricordiamo che il primo arrivato avrà la sua coppa, la prima donna arrivata e saranno premiati i primi 3 bambini. Ricordo che alla fine ci saranno dei ricchi premi a partire da una bicicletta mountain bike, certi gastronomici, un braccialetto offerto e quindi ci sono ricchi premi per tutti i partecipanti. Volevo ricordare che ci sono 2 percorsi, il percorso lungo pensa 2 volte per gli adulti e il percorso dei bambini che è molto più corto. Alla fine dovrebbero essere circa 25-26 km per gli adulti e sono 6 km e mezzo, 7 per i bambini. Ci sono i percorsi qui? Ah, eccoli qua. Grazie. Ricordiamo anche l'appuntamento oggi pomeriggio per la festa del paese, ci sono le bancarelle in via Primo Maggio con gli ambulanti del Lago Maggiore, davanti al comune ci saranno le cartellotte offerte dagli alpini, alle 15 nella biblioteca ci sarà il maestro Fabrizio Vendramin con le creazioni dipinti al contrario, c'è una mostra di Gian Piero Andrigo e poi c'è la torta offerta da Barban. Alle 16 presso il centro pastorale. Dalle 17.30 in Piazza della Libertà invece c'è un aperitivo alternativo con DJ musica e sono organizzati dalla Goravolli, dal Baschelonate e dall'FC Calcio Nazzefino. Ricordo che ci sarà il solito ciao, il solito risotto di Moreno, pizza e focacce del posto delle fragole. Voglio ricordare il percorso corto, partiamo qui dalla location sempre offerta da Mario Battaglia come ogni anno, si arriva in via Piave, si gira a destra dopo un centinaio di metri, si continua per la via Sallimayer, arriviamo alla cappella della Beata Vergine e si va verso l'allevamento dei Siberianaschi, si passano tutte le campagne, si arriva in via delle Rovigne. Si passa in via Condilana e i bambini ritornano sulla via Piave per l'arrivo. Per gli adulti invece abbiamo un percorso molto più lungo, quando arriveremo alla fine del bosco si farà l'attraversamento, mi raccomando come sempre di rispettare il codice della strada, ci sono tutte le
personale, lo staff, che se anche vi ferma vuol dire che arrivano dalle macchine, quindi voi non dovete passare. Cerchiamo di rispettare, di essere più rispettosi possibile della circolazione delle strade. Volevo prendere il telaio, non la prendo. Come ogni anno la famiglia Battaglia si dedica per questa manifestazione, io vorrei ricordare anche la signora Flora, che è la, Maria, che è la mamma del Mario Battaglia, che è venuta a mancare, che aveva sempre a cuore questa manifestazione. Io ricordiamo questa signora che è sempre stata gentile nei confronti di questa organizzazione. Volevo ricordare un pochettino, anche un attimino, tutti gli sponsor che abbiamo. Partiamo sicuramente dalla società di Critica, un altro cerchino che ogni anno dedica per questa manifestazione. In Comappa, Galpini e l'Avi, che ha organizzato anche un rifresco della corsa. Volevo ringraziare anche una serie di sponsor, dalla Pizzeria Punto Oro, dell'Ufficio Stradale, la Merer di Udinese, San Galli Store, Panificio Cusè, Panificio Guadagni Cremona, Francino, la Macelleria Costoni, la Bottega del Vino, la Pasticceria Barban, la Pasticceria Corte del Fragre, la Pasticceria Criterio, la Pasticceria Cubanero, Renzo, sembra che sei. Faccio il giro a fondare, faccio il giro a fondare. C'è quello. Hai dormito, sì. La malora, pensionato, che piacere deve avere. Fernando, ora batte le code a momento. Anche lì poi a fare. Ma c'è. Quest'anno è sfatato. Ma quest'anno è più bello. Voglio ricordare che siamo all'ottava edizione della pedalata dell'autunno. L'anno scorso non è stata fatta perché il tempo è stato un clemente, abbiamo saltato qualche occasione vinto al Covid, ma vediamo di riprendere la nostra tradizione tutti gli anni quando c'è la tanga del paese. La cosa più bella è che durante l'offerta del paese lo vogliamo fare, poi la prossima volta. Manteniamo le date della tragedia. Ieri l'hanno spostato, non lo so. Allora, abbiamo fatto tutta una serie di attività,
fuori discussione del lavoro, andiamo a andiamo verso la cascina San Bernardo, poi andiamo dove c'erano le bambine imperionati, si passa tutto nelle campagne, praticamente poi si scende dall'onade, si fa tutta la ciclabile sotto in valle, si fa il famoso fustire, poi si va verso la via Don Albertario, si va in cima, si gira, si riparte tutto dietro la fine, dall'altra parte, poi si riscende, si alza al San Lucio, sempre al contrario, si va ancora dritti, okay, quindi si fa il secondo giro, poi il secondo giro, quando anziché riprendere verso l'allevamento degli arti, dove c'è la deviazione prima della cascina San Bernardo, andiamo giù dalla via Cosinana e prendiamo la, okay? Giro lungo e giro corto, sono due giri, in totale sono circa 26 km per gli adulti, che hanno il numero di colore bianco, e circa 7 km per i bambini con il colore giallo. Volevo ricordare un attimino i premi, ci sarà la coppa per il primo classificato, i fiori per la prima donna e ci sono le coppe per i primi tre bambini. Ricomincio a ricordare che la gara è non competitiva. Alla fine ci saranno le trazioni con il famoso numero che... Non perdete il numerino che vi hanno dato, perché alla fine ci saranno le estrazioni di tutti i premi. Partiamo con una bicicletta mountain bike offerta da Cicli Battaglia, il secondo che è un braccialetto d'oro offerto da Punto Oro di un valore di oltre 100 euro, e poi ci sono un'infinità di premi a partire dai cesti gastronomici, gadget e così via. Perciò mi raccomando, è importante che mantenete il biglietto che vi è stato dato, perché se lo perdete non possiamo risalire al concorrente che vince il premio. Buongiorno. Volevo ricordare poi il punto di ristoro offerto da Avis, sempre qui nel Paggiare del Mario al termine della corsa. Alla termine della corsa aspetteremo almeno che arrivino tutti e poi cominceremo a fare le premiazioni e le estrazioni dei premi. Mi raccomando, è una giornata di sole, deve essere una giornata di divertimento, deve essere una giornata di amicizia, perciò mi rivolgo soprattutto agli adulti. Mi raccomando, lo spirito agonistico non si discute, però il rispetto e l'educazione la vogliamo. Partiamo soprattutto da questo, facciamoci vedere che siamo persone educate, che siamo persone rispettose, rispettiamo il codice della strada. La giornata deve essere una giornata felice, deve essere una giornata dove il puro divertimento è davanti a tutto quello che c'è. Okay? Se avete bisogno di eventualmente, e spero proprio di no, abbiamo anche la nostra ambulanza con i nostri infermieri che sono sempre disponibili. Meno li fate lavorare e più siamo contenti. Facciamo così, ricordiamo anche cosa viene fatto oggi alla Sagra del Paese. Alle 10 c'è la partenza della gara ciclistica non competitiva, come abbiamo detto, presso il centro pastorale. Per tutto il pomeriggio ci saranno dei pompieri per i bambini, sarà l'arrampicata, ci sarà il ponte tibetano, tutta la via Primo Maggio, le costellate, le bancarelle, sono gli ambulanti del Lago Maggiore, e dalle 15 davanti al comune ci saranno le saldarotte degli alpini. Alle 15 in piazza biblioteca il maestro Vetramin con creazione al contrario.
che date il medico presso il centro pastorale, cioè l'oratorio, e sarà la torta di Barbaro. Dopo questo ci sposteremo tutti alle 17.30 in Piazza Libertà per un aperitivo alternativo. La Piazza Libertà è praticamente la piazza che c'è davanti al cimitero. Ci sarà DJ con la musica e sono organizzati con la Guaravolle, i Baschi Donate, FC Donate, che sono le associazioni che prodigano per portare avanti nel nostro paese tutte le attività. Ricordo che anche se è un paesino piccolino, abbiamo la società ciclistica, abbiamo la Guaravolle, abbiamo il Baschi Donate, il calcio e tutte le associazioni che volete le troviamo un paesino di 5.000 abitanti. Sarà quello degli appini. Una volta con il bigliettino col numero che vi hanno dato, mi raccomando, non perdetelo, perché poi se c'è l'estrazione io non so come risalire al nome di chi ha vinto il premio. Vi ricordo che dove c'è l'aperitivo alternativo c'è anche il famoso risotto di Moreno. Abbiamo la famosa pentola di 2 metri di diametro dove viene cotto questo risotto. Non so dirvi che tipo, perché ogni anno cambia, una volta con la salsiccia, una volta con i bistecchi, una volta con il formaggio, una volta con la... Arrivi in cima, scendi e poi fai quell'altro. No, perché la mia ancora fuori dell'altro. Mi raccomando, quando fate il postino... Ricordo che la partenza verrà fatta sotto questa riunione dell'arrivo che vedete alle 10 in punto partono gli adulti, cioè quelli che hanno il numero bianco, e qualche minuto dopo facciamo partire i bambini. Hanno il numero giallo. Ricordo che qualche bambino ha preso il numero bianco e si fa il doppio giro, non viene preso nella classifica del giro corto dai bambini che hanno il numero giallo. Volevo ringraziare come al solito la società ciclistica Donate Cettino per tutto quello che fa per questa corsa. Volevo ringraziare il Compass per la collaborazione, l'Avis, non si discute perché si è stato presente in queste manifestazioni, gli alpini che sono un chiodo fisso del nostro paese, e soprattutto tutti i volontari, i capitani di Donate, si sono prodigati, hanno dato il loro nominativo affinché questa manifestazione si trovi nel miglior modo possibile. Come ogni anno ci dovrebbe essere il Cesare Pompei come spinto, è presente a loro dopo che non c'è un altro Cesare. Perciò manteniamo anche qui la tradizione del presentatore della corsa. Lasciate libera la strada, lasciate libera la strada perché le macchine passano tranquillamente, guardatevi in giro, manteniamo l'ordine e il rispetto quando ora. Volevo salutare anche la sindaca. Pensavo di trovare i calzoncini corti per fare la corsa, invece non c'è mica voglia di andare. Buongiorno padre. Ma ci sono 7 o 12?
Ma pensa a te, perché ce l'avevo io, la via BX, era una ferma. Dopo la gente si faceva male, che prendeva dentro. Dopo le si hanno fatto questo. Sì, meno poi io il tempo portiere non faccio la scuola. Giri a destra, salti fuori via Col di Lana e arrivi. Se fai Sensegni, fai il Costiolo fai due volte. Torni avanti, riattraversi. A Melegaldo invece di continuare nel vertice, giri subito a destra e fai il giro via Col di Lana e arrivi. Ripeto, per chi non ha accettato prima, che il giro lungo degli adulti è di 2 giri, sono circa 25-26 km, mentre il percorso corto si è serrato asfalto tutte e due, però di circa 7 km, è tutto in piano per tanti mesi. Mancano 10 minuti alla partenza. Basta il personale dello staff, vada a prendere posizione per favore, che fra 10 minuti partiamo.
Fabio, comincia ad andare. Sì, cominciate ad andare alle postazioni. Ciao, ci vediamo. Ricorda la partenza regista.
partenza da Milano è quella più buona. Sai che bel posto, volevo vedere. Non c'era lui, siamo andati perché avevo Io quando metto davanti non c'è anche Stefano. Sì? Tu sei in gara?